grazie di essere qui, anche se siamo in pochi perché la pandemia ci impedisce di assembrarci. Non abbiamo i ragazzi che di solito seguono tutte le volte che mettiamo la pietra perché non possono uscire dalla scuola, quindi abbiamo pensato di fare un video che poi manderemo alla scuola in maniera che i ragazzi lo possono comunque vedere. Allora, la pietra che mettiamo oggi, poi suonare quanto ti pare, allora, la pietra che mettiamo oggi è la settima da quando esiste la sezione. Mettiamo quest'anno la pietra per Mario Carucci, che è un partigiano combattente delle Fornaci. Mario Carucci abitava a Vicolo del Gelsomino. Tenete conto che all'epoca c'erano le baracche, quindi il numero civico che risulta dagli atti che stanno all'archivio centrale dello Stato è, secondo me, relativamente vero, nel senso che qui era tutto baracche. Quindi noi abbiamo deciso di metterla qua perché si entra dal vicolo e la pietra è immediatamente individuabile. Come saprà chi ci segue, Mario Carucci era un militare paracadutista che praticamente l'8 settembre ha lasciato l'accantonamento di Viterbo ed è venuto a Roma. Siccome a Roma occupata era complicato di girare anche in borghese, ha lasciato Roma e si è ritrovato sulle alture sopra Ascoli Piceno a combattere con la banda dei partigiani piceni, che era un gruppo partigiano che era inserito dentro il fronte militare clandestino di resistenza di Montezemolo e era formato da militari, prigionieri alleati che erano fuggiti e appunto partigiani come Carucci. Allora, sull'altura di Colle San Marco c'è stato un combattimento dal 3 al 5 ottobre del 43. 400 tedeschi sono stati tenuti per 3 giorni in scacco da 200 partigiani. Poi li hanno battuti e quindi i partigiani che non sono caduti in combattimento sono stati portati, alcuni in un forte che sta ad Ascoli Piceno, e poi fucilati, mentre Carucci è stato portato a Roma. Gli è stato, diciamo, chiesto violentemente, nel senso che è stato torturato, di entrare nei reparti M della Repubblica Sociale. Lui si è rifiutato e quindi è stato condannato a morte dal Tribunale di Guerra tedesco ed è stato fucilato al Forte Bravetta il 23 dicembre del 43. Come sapete, a via della Cava Aurelia c'è una lapide che lo ricorda e sotto la quale ogni anno noi il 25 aprile festeggiamo la liberazione. Se guardate stando sotto la lapide verso la destra, a via dell'Arcilla, trovate un'altra pietra d'inciampo che è stata messa in memoria di Teofrasto Turchetti, che era un militare che è stato rastrellato dai tedeschi a Peschiera del Garda, ha girato ben 3 campi di concentramento ed è stato ammazzato in un luogo e in una data che non conosciamo. La particolarità era che Turchetti era il cugino di Carucci, quindi, diciamo, come abbiamo potuto verificare mettendo le altre pietre, più o meno la zona è la stessa, quindi presumiamo che tutti si conoscessero tra loro. Io adesso do la parola alla presidente del municipio, la dottoressa Castagnetta. Anche quest'anno per me è stato un onore concedere il patrocinio per questa manifestazione promossa da Arte in Memoria, che ringrazio, poiché tutti gli anni porta avanti quel percorso che noi come Municipio 13 già 4 anni fa abbiamo intrapreso, della memoria genera futuro. Purtroppo in questo periodo di pandemia non ci è stato possibile per quest'anno promuovere questa manifestazione, La memoria genera futuro, come ricordate, come anche
L'Ampi, Cavalleggeri, ricorda, ogni anno facciamo un percorso all'interno delle scuole proprio per ricordare questo atroce periodo dell'Olocausto, della persecuzione degli ebrei, che sembra, con la morte anche degli ultimi testimoni, sembra via via scemare dalla memoria degli italiani. La deriva autoritaria, la deriva del nazionalismo, tutto ciò che depriva l'essere umano dal diritto fondamentale della dignità della propria vita è qualcosa che non dobbiamo dimenticare. Dobbiamo ricordarlo ogni giorno nelle scelte che facciamo. Appunto, la memoria genera futuro, nel futuro che scegliamo. Quindi ricordiamolo sempre, cosa scegliamo per il nostro futuro. Che tipo di vita vogliamo assicurare anche ai nostri successori. E non pensiamo che, poiché abbiamo ancora tanti anni davanti a noi, nulla può cambiare. Noi possiamo veramente sempre generare futuro partendo dalla memoria di ciò che è stato. Ancora moltissime grazie a Ampi Cavalleggeri, moltissime grazie alla Arte in Memoria, moltissime grazie alle nostre scuole. Oggi qui c'è la dirigente scolastica, la dottoressa Lamberti, che sono state sempre presenti proprio per ricordare quello che non deve mai più accadere. Grazie. Dov'è la signora? Eccola. Guarda, questo grazie. Vediamo se ci riesco. Io volevo ancora ricordare sulla storia di Mario Carucci un particolare importante. Avendo abbandonato il reparto militare in cui prestava servizio a Viterbo, Mario Carucci risulta tutt'oggi ancora un disertore. Quindi noi cercheremo in tutti i modi di capire se questa qualifica, diciamo, un po' così, può essere tolta da quel foglio matricolare. Magari serve a poco, però riecheggia un po' quello che il padre Nestore aveva chiesto in una lettera che aveva scritto il 25 aprile del 45 l'allora ministro della guerra, raccontando come era andata la fucilazione del figlio, raccontando quello che il figlio aveva fatto per l'Italia e chiedendo appunto che il figlio fosse riabilitato. Questa lettera non ha avuto nessun tipo di risposta. Quindi noi come sezione ci prendiamo l'impegno di vedere se riusciamo a capire se è possibile togliere questa dicitura dal foglio matricolare di Carucci in maniera che un po' si ristabilisce la realtà effettiva delle cose. È vero che ha lasciato il reparto, però è vero che ha combattuto per la libertà del nostro paese. Ora, se Sandra Terracina vuole dire qualcosa. Se riesco con se noi uguale, perché tanto ho la voce forte, spero che mi sentite lo stesso. E per prima cosa grazie al municipio per darci sempre, oltre al patrocinio, tutta l'assistenza, la squadra, per questo progetto che è arrivato ormai alla 12ª edizione, portato a Roma e in tutta Italia da Chiara Zevi con la nostra associazione Arte e Memoria. E siamo poche, in realtà è un'associazione a questo punto completamente femminile. Mi fa piacere citare tutte le mie amiche colleghe, quindi Ada Chiara, Annabella Gioia, Elisa Guida che si occupa di tenere i contatti con le famiglie, Vice Migliau e Annabella Gioia. E quindi ecco, è un lavoro che ormai è entrato in qualche modo anche nella consuetudine e soprattutto qui nel 13° municipio, grazie all'Ampi Cavalleggeri, che è veramente una sezione eccezionale anche per ricordarci ogni anno queste storie, perché io, vivendo poi in questa zona e passando molto spesso lì dall'incrocio via dell'Argilla, via della Cava Aurelia, tante volte ho visto la lapide, l'iscrizione che ricorda Mario Carucci,
E quindi oggi è veramente un'occasione per ricordare un'altra figura importante della nostra Italia, direi, e quindi appunto per confermare ancora di più l'importanza poi di questo progetto di Gunther Demnig, che è un progetto artistico e quindi è qualche cosa di inconsueto, perché è un questi San Pietrini sono un cosiddetto monumento diffuso, sono uguali in tutta Europa, sono ormai tantissimi da metà degli anni 90 che Gunther Demnig ha ideato questo tipo di progetto artistico vero e proprio, e che si è diffuso talmente tanto che lui non riesce più a seguirlo tutto, cioè fino a 2 anni fa veniva anche a Roma, ormai va soltanto nei posti in cui non è mai stato. Quindi niente, io ringrazio tutti ancora. Ricordo comunque che noi vorremmo continuare anche quest'anno, proprio per dare continuità, il progetto didattico. E quindi comunque io e Annabella Gioia continuiamo a seguire il progetto per le scuole, chiaramente insieme all'ANPI per questo municipio e insieme agli altri richiedenti per gli altri municipi, e quindi comunque ci siamo, magari per conferenze online, per fornire materiale, quindi potete contattarci. Io ringrazio tutti veramente di cuore. Prendetelo un po' per favore, che io non c'ho. Okay. Allora, sempre che questo funzioni. Niente, l'ultima cosa che volevo dire prima di mettere la pietra, effettivamente, è che quella di stamattina è una delle 21 pietre di inciampo che verranno messe tra oggi e domani. Queste 21 pietre di inciampo vanno ad aggiungersi alle 336 che sono già a Roma, e quindi questa città comincia a diventare un posto dove più o meno, non dico in ogni strada, ma insomma poco ci manca, troviamo un San Pietrino tutto con la testa tottone, troviamo il modo di fermarci un attimo, di leggere l'iscrizione e di pensare alla persona o alle persone che quella pietra ricorda. L'ultima raccomandazione a tutti quanti noi, iscritti e non iscritti, quando girate per il quartiere e capita che incontrate una pietra, controllate, perché siccome la situazione sapete bene quella che è, ci sono spesso delle provocazioni fasciste, quindi per adesso le pietre sono state tutte controllate e sono tutte al loro posto, però ognuno di noi può essere un guardiano della memoria in questo senso, cioè controllare che la pietra sia al proprio posto. Adesso io manderò alla nostra lista di distribuzione l'elenco di tutte le pietre che abbiamo messo, in maniera che ognuno di noi sa dove sono e quando passa controlla. Eventualmente fate sapere alla sezione se c'è qualche problema. Bene, grazie, adesso possiamo mettere grazie, la pietra. Sì. Infatti sì, confermo questa idea di girare. Io comunque ci passo. Pure io. Però più siamo è meglio. Più siamo è meglio è. Ecco, io aggiungo una cosa, che la cosa fondamentale di questo progetto è che è dedicato a tutte le vittime del nazifascismo. Militari e quant'altro. Rom è nato proprio su per ricordare e per contrastare il negazionismo rispetto alle deportazioni dei Rom e dei Sinti, quindi non è nato pensando agli ebrei, questo è fondamentale. Bravo l'artista che e no, quindi tra l'altro ecco Carucci, appunto fucilato a Forte Bravetta, è il diciamo un'altra tipologia ancora, cioè noi i primi anni ci siamo posti anche il problema se i martiri delle fosse ardeatine potessero essere destinatari delle pietre,
Sicuramente sì, cioè non ci abbiamo messo molto a deciderlo, così come per esempio in Spagna stanno dedicando le pietre alle vittime della guerra civile spagnola. Ci tenevo a aggiungere questo. Okay. Grazie. Grazie. Allora, ultima notizia, il prossimo anno, se tutto va bene, e speriamo di uscire dalla pandemia e quindi di riuscire a vederci più numerosi e senza questa rottura di scatola delle mascherine, l'intenzione della sezione è quella di mettere ancora una pietra a vicolo del Vicario 14, dove ne abbiamo messa una l'anno scorso per uno dei deportati del nostro treno del 4 gennaio, nostro nel senso che molte, una trentina, 35 delle persone che erano su quel treno venivano da questo municipio nella sua interezza. Vorremmo mettere una pietra per ricordare Teresa da Lotta Cullace. Ah. Tutti conosciamo la storia di Teresa, che è venuta immigrata a Roma con il marito e tre o quattro figli. Incinta del quinto figlio, era andata a cercare di parlare con il marito, che era stato rastrellato e portato a Viale Giulio Cesare dentro la caserma militare, ha provato a tirare un tozzo di pane al marito che era affacciato alla finestra e un tedesco l'ha ammazzata. Quindi a Viale Giulio Cesare davanti alla caserma c'è una lapide che ricorda quell'assassino. Teresa però era residente a Vicolo del Vicario 14. Quindi il prossimo anno l'appuntamento è lì per una pietra in memoria di Teresa da Lotta Cullace. Grazie. Mattia, sono bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e l'ho trovato l'invaso. Partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio, partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 se io muoio, da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fiore. E questi quelli che passeranno. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fiore. E questo è il fiore del partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano morto per la libertà. Allora, grazie di tutto e appuntamento al prossimo anno a Vicolo del Vicario 14.